È un traguardo importantissimo perché implica la presa di coscienza di oltre 2600 cittadini di Conegliano che hanno firmato per chiedere che si faccia un referendum, quindi un vero referendum di iniziativa popolare, il primo in Italia su questo tema, per decidere se il Comune di Conegliano può vietare o meno i pesticidi chimici di sintesi, anzi se vuole vietare o meno, e saranno i cittadini a deciderlo eventualmente con il referendum. Ci speravamo, ma non ci contavo sinceramente, perché sono 2700 persone che devono firmare in presenza di un certificatore, e se non avessimo trovato dei consiglieri comunali che ci hanno dato il loro tempo per senso di dovere civico, non ce l'avremmo mai fatta. Invece per fortuna è andata bene, qualcuno ci ha guardato, ci ha aiutato, e insomma ci siamo. I prossimi passi saranno, intanto, una volta ricevute le firme, sarà istituita una commissione che valuterà se il referendum sa da fare o meno, dopodiché se il referendum dovesse essere avere l'avallo della commissione verrà eseguito, mi sembra non prima di gennaio, per motivi, non chiedetemi quali motivi tecnici che prevede la legge comunque, e dopodiché dal risultato del referendum, se otterrà il quorum o non lo otterrà, ci sarà una valutazione del Consiglio, solo ed esclusivamente se il referendum logicamente raggiungesse il quorum e ci fosse una votazione a favore di quanto viene richiesto dal referendum. Io non te lo so dire con precisione quali sono i membri perché lo sta seguendo il segretario comunale. Sono tre figure esterne al comune, quindi sono tre rappresentanti delle istituzioni, quindi mi sembra l'ordine degli avvocati e altri due sempre legali praticamente, che devono appunto avallare l'efficacia e la bontà del referendum, che sia costituzionale praticamente. È stato raggiunto un traguardo anche solo raggiungendo il numero delle firme necessarie per fare questo referendum. Secondo me adesso la politica deve solo sbrigare le pratiche burocratiche, ma io spero veramente che i cittadini arrivino a votare questo referendum nel comune di Conegliano e che dia l'esempio anche a altri comuni e perché no, magari anche alla regione. Secondo lei, oltre a questo passo per riuscire un po' ad affrontare in maniera proficua il problema dei pesticidi, che cosa si dovrebbe fare? Bisogna iniziare a parlare alle persone, bisogna dare i finanziamenti all'agricoltura biologica, ma non solo a livello di agricoltura, ma anche a livello di formazione, cioè far capire ai giovani che si può fare un altro tipo di agricoltura, che non va in contrasto con l'altra agricoltura, ma che serve assolutamente perché il terreno con i prodotti chimici si sta rendendo sterile e alla lunga non potrà più dare i suoi prodotti, quindi bisogna investire tantissimo per la biodiversità, perché solo quello garantirà il futuro dell'agricoltura, di un'agricoltura sana, di prodotti che poi finiscono sulle nostre tavole. Hanno i comitati raccolto il numero di firme sufficienti per poter chiedere l'indizione di un referendum consultivo per rendere il comune di Conegliano libero dai pesticidi di sintesi. Questo è molto significativo perché vuol dire che c'è molta sensibilità da parte della cittadinanza. La cittadinanza è preoccupata, anche perché se si vanno a vedere gli articoli di giornale, di cronaca di tutti i giorni, ci si rende conto che il problema pesticidi è un problema molto diffuso. Proprio oggi ho avuto la risposta di un'interrogazione che ho fatto in merito a una mamma che ha ritirato il proprio bambino dal campo sportivo, dal gioco del calcio, perché in quel campo sportivo c'erano spesso delle derive di pesticidi. Quindi è una cosa che va a influire sulla vita quotidiana di tutti i cittadini, con tutte le conseguenze e anche con tutti gli effetti collaterali che ha questa produzione, perché nessuno è contrario alla produzione del vino, però deve essere fatta con dei criteri tali da rispettare i cittadini, l'ambiente e la biodiversità. In queste ultime settimane abbiamo avuto almeno una quindicina di casi di sversamenti illegali dei reflui dell'attività vitivinicola nei nostri torrenti, nei nostri fiumi. Abbiamo avuto disastri, veri e propri disastri ambientali, con la moria di centinaia e centinaia di pesci e la moria addirittura delle alghe, quindi con una distruzione totale della biodiversità dei nostri fiumi. Quindi una cosa molto impattante. Noi siamo il gruppo Mamme Borgo Valbelluna Stop Pesticidi, quindi veniamo dalla cittadina di Trichiana, che ha avuto un insediamento di 30 ettari a Prosecco.
e quindi noi diciamo facciamo parte della rete mamme e siamo molto contente di questo risultato, anche perché potrebbe essere diciamo uno stimolo anche da noi su una raccolta firme del genere, perché noi questi problemi fino a 4-5 anni fa non li avevamo e adesso ci siamo trovati nella nostra zona avere circa 60-70 ettari di vigneti a prosecco. Colture che non sono mai esistite, diciamo, non sono colture autoctone, e noi abbiamo una realtà bellunese che è una realtà che presenta una grande biodiversità che viene minata appunto da queste colture intensive. Secondo lei, oltre al referendum, che altri passi si dovrebbe fare per risolvere o comunque saper gestire il problema pesticidi? Ma innanzitutto secondo me è un po' l'idea di fondare dei biodistretti, che i biodistretti non impongono subito una conversione al biologico di tutte le aziende, però spronano magari le aziende convenzionali a passare al biologico nell'arco di alcuni anni. E poi secondo noi la formazione delle persone che vanno a diciamo a fare dei controlli sui vigneti, sulle sostanze che vengono diciamo spruzzate, e poi diciamo forse adottare lo stesso, visto che queste non è agricoltura, queste sono colture industriali, adottare gli stessi criteri che si adottano per l'industria, cioè l'industria non può sversare delle sostanze chimiche dentro le falde acquifere, e quindi questi insediamenti che sono di fatto industriali dovrebbero seguire gli stessi regolamenti. Abbiamo fatto il consiglio comunale, adesso sono sceso per la consegna simbolica delle firme, penso che sia una cosa normale, le persone hanno diritto, come dice la legge, di proporre un referendum consultivo, quello che stanno facendo, li aspetto sotto municipio, tutto qua.